Grazie, sì, buongiorno. Sento il dovere di ringraziare la Presidenza del Consiglio dei Ministri per aver confermato ancora una volta questa 13ª edizione che si svolge qui, nell'aula della conferenza stampa della Presidenza del Consiglio, sulla scorta di quello che è l'evento più importante che la Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha da affrontare, cioè la settimana nazionale della prevenzione oncologica. Non posso però non sottolineare la presenza, e la ringrazio di tanto, del Ministro della Salute, l'onorevole Beatrice Lorenzin, che ancora una volta nei fatti, nella concretezza dei fatti, tangibilmente dimostra dovuti anche a quanto ieri è accaduto di fortemente pesante e positivo per il nostro Paese in Consiglio dei Ministri, non ha fatto mancare la sua presenza qui. Di tanto io le sono particolarmente grato, Ministro. Se mi consente, Ministro, noi siamo un ente pubblico di notevole rilievo, come lei sa, vigilato dal suo Ministero. Siamo un ente piccolo. Però abbiamo non un potenziale, ma una realtà complessiva di collaborazione nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, e a fronte del modestissimo contributo che riceviamo dal Governo abbiamo una disponibilità di oltre 55 milioni, eroghiamo a livello di prestazioni, fornendo un assetto complementare, integrativo al Servizio Sanitario Nazionale. Oggi lei presiede questa conferenza stampa e dà il là a questa 13ª edizione della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, che registra la presenza su questo tavolo, ma anche nella sala, di autorevoli esponenti che credono nella Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che danno il proprio sostegno, soprattutto in virtù di migliorare la qualità di vita e allungare la sopravvivenza da chi è stato colpito da questa malattia. Per cui, Ministro, io attendo il suo saluto, le sue parole, per poi esporre nel breve lo svolgimento di questo evento. Io ringrazio voi per aver organizzato questa conferenza stampa, ma soprattutto per l'impegno che la LILT Schittulli mette tutti i giorni quotidianamente sul campo. Io, come sapete tutti, sono appena stata riconfermata Ministro, ma in questo ultimo, ormai quasi un anno, diciamo in questo ultimo anno di visite anche nelle strutture ospedaliere, nelle strutture di base sul territorio, incontro sempre la LILT. Cioè, trovo sempre degli straordinari volontari, oltre che nell'attività di prevenzione, proprio i volontari della LILT che trovo negli ospedali, nei reparti più difficili, dove c'è più fragilità, più sofferenza, e vengono sempre da me a dirmi: noi siamo volontari della LILT, Ministro. E quindi questa è una cosa bella che va riconosciuta, perché dietro organizzazioni, enti come queste, dove sicuramente c'è il supporto dello Stato, il supporto del Ministero, credere in un progetto, ma ci sono anche e soprattutto le persone. E la battaglia contro il cancro, che noi abbiamo ormai, diciamo, dentro di noi come una sorta di guerra sanitaria, in cui ogni giorno per fortuna riportiamo una vittoria, ma ancora le battaglie sono state tante, la guerra finale ancora non è stata combattuta, e devo dire che questa è una battaglia che si fa con le persone. Sicuramente la ricerca ha l'aspetto principale, perché la ricerca scientifica ci ha permesso negli ultimi anni di far sì che una malattia di cui noi avevamo paura anche a pronunciare il nome, che chiamavamo brutto male, non chiamavamo cancro, questa malattia che faceva paura solo a pronunciarla è diventata una malattia difficile, grave, pericolosa, ma una malattia come le altre, e abbiamo cominciato, grazie alla scienza, grazie alla ricerca scientifica, a vincerla e a vincere tante battaglie ogni giorno. Ma se non ci fossero le persone, che sono i medici che realizzano sul campo, i volontari, tutto il mondo dell'associazionismo, che si fa carico non solo del malato nel momento della prestazione sanitaria, ma nel malato nel suo percorso, e cioè a casa, e cioè una famiglia che spesso è
devastata da una malattia, quando ci si ammala di cancro non si ammala solo il soggetto, si ammala tutta la famiglia. E se non ci fossero le persone che hanno deciso di combattere questa guerra sulla prevenzione, noi non potremmo aver raggiunto i risultati che abbiamo oggi. Quindi questa settimana della prevenzione, che poi è una settimana, ma in realtà è tutti i giorni, che ci vede impegnati sul campo a vario titolo, è estremamente importante. Io, come vedete, parlo sempre di stili di vita. Parlare di stile di vita comporta a volte anche delle critiche pretestuose, perché in questo paese è come se non si volesse ascoltare, no? E quindi il tema dello stile di vita è come voler banalizzare la malattia. In realtà non è così. Il cancro si combatte prima di ammalarsi. Si combatte con un corretto stile di vita che va insegnato, che è l'educazione alimentare, è far fare della pratica sportiva, dell'attività di wellness, una componente della nostra vita. Si combatte curando l'ambiente circostante e quindi combattendo i fattori esogeni, e quindi noi abbiamo un insieme di medicine che dobbiamo mettere sul campo per vincere questa battaglia, che è di tutti noi e soprattutto dei nostri figli. Per questo lo stile di vita deve far parte proprio della nostra educazione. Dobbiamo imparare e insegnare ai bambini fin da piccoli che mangiare bene, fare sport, stare attenti all'educazione alimentare è un qualcosa che si fa per se stessi, ma si fa anche e soprattutto per gli altri. È un contributo che noi diamo alle nostre società, alla nostra comunità di appartenenza. E questo è il lavoro straordinario che fa la LILT con la sua azione di prevenzione, con i suoi medici, con gli scienziati, con i volontari, ricordando a tutti ogni giorno che si deve combattere il cancro con la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. Di non aver paura di pronunciare la parola cancro, ma di affrontarlo, di non aver paura di fare la diagnosi. Io vedevo oggi, quest'anno, i dati sui richiami, no? Sulle chiamate, su alcune patologie, dove ci sono state meno chiamate al sud rispetto agli scorsi anni. Bisogna fare prevenzione. Noi possiamo alcuni tipi di tumori che riguardano soprattutto noi donne vincerli attraverso la prevenzione. E quindi vedere il vostro simbolo, trovarvi nelle piazze, incontrarvi nei luoghi più comuni, ricorda a ogni donna un suo dovere sociale nei confronti di se stessa, che è quello della prevenzione, ma attraverso le donne noi facciamo prevenzione su intere famiglie. E quindi è un'opera veramente molto importante e fondamentale nell'insieme delle strategie del Piano Nazionale Prevenzione. No, nelle conferenze non si fa. Ma siccome qua siamo volontari, quindi la facciamo indipendentemente dai giornalisti. Ministro, le sue parole non è che ci confortino soltanto, io credo che siano uno stimolo a continuare a perseverare ed andare avanti. Lei ha usato involontariamente la parola cancro come una parola coraggiosa, ma in effetti è così. Perché io nel pomeriggio sarò in Tunisia a rappresentare il nostro paese in una conferenza internazionale, confrontandoci con altri 9 paesi oltre l'Italia, sulla tematica del cancro della mammella. E lì dall'ambasciata tunisina mi è stato anche indirizzato l'invito a non pronunciare la parola cancro, ma parlare invece di informazioni, di educazione sanitaria, di autopalpazione e quant'altro, per problemi anche legati alla cultura religiosa. Però questo sforzo che lei ha detto, questo impegno, io credo che sia davvero meriti la massima attenzione. Dobbiamo cercare anche noi di poter acquisire un senso di responsabilità anche questi paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Peraltro questo opuscolo che abbiamo realizzato inerente la corretta alimentazione e che vede la presenza di Albano come testimonial non a caso, comporta anche una sezione dedicata al problema dell'obesità infantile e come prevenirla, perché abbiamo un'aspettativa di vita che cresce di anno in anno. Ministro, se lei è d'accordo, darei la parola ad Albano. Assolutamente, anche perché qui abbiamo l'olio, facciamolo vedere bene. Facciamo vedere bene l'opuscolo.
Ok, dovevate mettere qui anche la bottiglia. Già fatto, guarda, lei appena pensa qualcosa già eseguono. Ha questo potere magico. Ha parlato il professore, ha parlato il ministro, parlerà il cantante, dovrei cantare che sarebbe più giusto, invece canto, parlo. Niente, è tutto interessante ciò che ha detto, come dicevano gli antichi romani, visto che siamo nel centro della romanità, mens sano in corpore sano, e più aiutiamo questo corpo a star meglio, e meglio funzionerà la testa. Poi riflettevo anche sulla parola, si può dire, cancro dice che non si può dire, tumore si può dire, no? Anche cancro va detto. Io sono d'accordo, perché questi tabù a chi servono? È come nascondere una verità, il foglio di figo di fronte a chi? Dicevo, analizzavo questa parola, tumori, no? Visto che stiamo... Pausa pubblicità. Analizzando questa parola, già è dentro questa parola, no? Tu, se non stai attento, nel parentesi, mori. Ti è piaciuta? A me sì. Non so da dove incominciare, perché per parlare di umori lui è l'esperto, per parlare di sanità lei è l'esperta, io subisco piacevolmente tutto ciò che dicono e lo subisco piacevolmente e positivamente, perché più impari meglio è, e sempre capisci che hai ancora molto, ma molto di più da imparare. Quindi dedico il mio tempo anche a questo tipo di associazione, l'ILT, perché è giusto fare così, bisogna sempre concretizzare, dare, avvertire, fare, inizierei proprio dagli asilo, quello che ha detto, come lezione di salute, perché non la mettono? Ma io ci sto provando. E bisogna più che provarci, farlo. Spingerli a farli, perché già c'è, però non è fatta come si dovrebbe fare, secondo me. Dobbiamo fare di più nelle scuole. Io sono pronto. Allora andiamo insieme. Andiamo insieme, facciamo una serie di avvertimenti sul... E l'ILT ci darà una mano, ovviamente, no? Già lo fa. Grazie che microfonista, perfetto. Non lascia... io sono bravo a cantare, a parlare un po' meno. Non perché non abbia idee, ce ne stanno tante, solo che ho bisogno di meditare più in profondità le idee per tirarle tutte bene fuori. E poi quando l'argomento è nuovo, e questo è un argomento nuovissimo, anche se sono stato aggredito da quel signor Cancro, però siamo 1-0, nel senso penso di aver vinto. È un'altra medicina da utilizzare, secondo me, quando quel signore si presenta e tu non vuoi che lui arrivi, ma comunque ogni tanto fa la sua presenza. La migliore medicina, secondo me, è il sorriso e la voglia di dire io ti fregherò, perché voglio ricambiare questo tuo attacco involontario o volontario, ed è quello che ho fatto nella mia esperienza. Sono vivo e vegeto, penso di poter cantare fino a 100 anni. E lui l'ho messo in stand-by, poi glielo dirò io quando dovrà ritornare. No, per carità. No, ma gli ho già dato una data, nel 2055, io penso che vada bene. Alle 7 del mattino del 32 di febbraio. Bene, mi piace vedere le vostre facce rilassate, rilassanti, soprattutto interessate. Non dimentichiamo che la LIT è presente, sarà sempre più presente, e quando c'è bisogno di cantare qualche canzone ce la inventiamo e la cantiamo. Bene. Contro colui che vuole sempre aggredire, ma noi metteremo niet, una famosa parola russa. Non c'è posto per te e non ci dovrebbe essere. Mangiare bene, fare molto sport, grande ottimismo, e aggredire i problemi con un problema: io ti voglio fregare. Io ho sempre detto che, o meglio, un motto mio è: voglio essere io un problema per i problemi. E finché vivrò, lo farò. Buon tutto a tutti quanti voi e buona lotta contro quel... come lo chiamiamo? Marco. Va bene? Grazie di tutto e buon tutto sempre.
sia il Ministro che Albano hanno praticamente delineato il percorso di come vincere il cancro, prevenzione da un lato e ricerca. La ricerca però richiede tempo, richiede anche finanziamenti, certe volte i ricercatori si piegano anche su se stessi e si mettono in discussione, rispetto invece alla prevenzione che è un'arma efficace e pronta nei nostri confronti. E il Ministro ha anche parlato di prevenzione primaria e di prevenzione secondaria, che sono le armi vincenti contro il cancro. A livello di prevenzione primaria, in effetti, la errata alimentazione è responsabile del 35% di tutti i tipi di cancro che colpiscono soltanto il grosso intestino, il colon retto, ma anche altri organi ed altri apparati. Di cui quindi la consapevolezza di dover saper comunicare, diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita, e quindi dire dai nostri bambini, ma dai bambini dalle scuole materne, non dalle scuole elementari, che è importante mangiare poco, alzarsi da tavola anche avendo ancora un po' di appetito, consumare poca carne, soprattutto quella rossa, bere invece molta acqua, perché l'acqua ha un potere non soltanto di diluizione, ma anche a volte di eliminazione di eventuali sostanze tossiche, e praticare una regolare attività fisica, perché sappiamo che il sovrappeso aiuta e incrementa il rischio di sviluppare cancro. Noi abbiamo anni fa prodotto come Lega Italiana per la lotta contro i tumori, nell'ambito del comitato scientifico che era presieduto da Umberto Veronesi, una piramide alimentare in cui si esaltavano i cibi ricchi di fibre come i cereali integrali, i legumi, la pasta, le verdure, la frutta fresca, e concludevamo con l'olio extravergine di oliva. Che fu, Ministro, una scelta non personale, ma io impiantai, appena fui eletto Presidente della LILT, un comitato femminile. Furono le donne ad individuare nell'olio extravergine di oliva il gadget, il marchio della LILT a livello di prevenzione rispetto agli altri che hanno usato piante, uova e quant'altro. L'olio extravergine olivico è un prodotto nostro, un prodotto naturale, un prodotto che va difeso ed esaltato. L'Italia è il maggior produttore di questo alimento a livello internazionale, a livello europeo, ma ha anche degli effetti benefici che sono stati scientificamente dimostrati, ormai consolidati, sia per la proprietà dell'acido oleico, sia per i polifenoli in esso contenuto, che bloccano lo sviluppo del cancro, sia per la presenza di vitamine, come in particolare la vitamina E. Tutto questo legato naturalmente ad un consumo sempre limitato, naturalmente parliamo di olio crudo e non di olio fritto, tanto per intenderci, fino a 3-4 cucchiai al dì. Diciamogli che le patatine fritte nell'olio d'oliva non sono proprio la parte... Però le limitiamo come consumo, Ministro. Le limitiamo come consumo. Un pochino. Quello che con il Ministro abbiamo già affrontato è l'ipotesi di una stretta collaborazione interministeriale che, guidata dal Ministro della Salute, veda anche il coinvolgimento attivo e diretto del Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale noi abbiamo già un protocollo d'intesa che risale al 2006, e con il Ministero dell'Agricoltura. Ministero della Pubblica Istruzione per il coinvolgimento nelle scuole, come è stato detto anche da Albano, e dell'Agricoltura per gli effetti benefici di una corretta alimentazione. Durante questi 13 anni però la LILT è stata a mano sempre più accompagnata da testimonial, da sponsor che hanno creduto nella Lega contro i tumori, e io di tanto devo essere particolarmente grato. Siamo una famiglia molto estesa, addirittura anche la stessa Francia attraverso la Peugeot ci sostiene. Dico questo per dire poi tutto ciò che è l'impalcatura che abbiamo dato. Recentemente abbiamo anche con Italy, con Farinetti, abbiamo intrapreso un rapporto di collaborazione molto proficuo per il consumo di prodotti di qualità, e sottoscritto anche un protocollo d'intesa, ma questo ve lo dirò nei miei due minuti finali. Invece ora vorrei sentire e ringraziare il vicepresidente della Fondazione Campagna Amica, che sapete è la fondazione parallela alla Coltivatori Diretti e a Rete, presente su tutto il territorio nazionale, e che per il secondo anno crede. Io devo chiedere scusa invece al Presidente della Fondazione Campagna Amica, perché quest'anno per vari motivi non ci siamo impegnati come avremmo dovuto, ma è mio intendimento esaltare questa collaborazione, che è molto positiva.
Prego, Presidente. Grazie. Io, oltre che non accettare nessuna scusa, perché tutte le cose sono migliorabili, quindi su un lavoro così importante nulla è scientifico, perché è un lavoro di interesse generale, perché è un lavoro fondato sulla salute delle persone. Io invece vi ringrazio per il coinvolgimento, perché noi crediamo, essendo consapevoli di essere i rappresentanti assoluti del cibo chiaramente sano, sostenibile e, perché no, diciamolo fortemente, italiano, noi crediamo che possiamo essere quel pezzo importante perché la prevenzione possa avere un'efficacia maggiore passando proprio per il cibo. Siamo quello che mangiamo è una cosa che la dicono in tanti, però di fatto è praticato ancora da molto pochi, quindi crediamo che essere il vettore di una cosa così importante, di un progetto così importante, ci rende consapevoli effettivamente dell'importanza del mondo agricolo e agroalimentare per fini insomma salutistici. Noi abbiamo contribuito nello sviluppo del progetto in questa 13ª edizione, mettendo in campo delle attività che, come dicevo prima, rendono percorribile il progetto di prevenzione. E l'abbiamo fatto con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ci siamo dedicati alla distribuzione presso la nostra rete nazionale. Abbiamo messo a disposizione 100 mercati in tutta Italia, che sono visibili presso il nostro portale di Campagna Amica, dove distribuiamo dell'olio, bottiglie d'olio da mezzo litro, alle quali chiediamo la corresponsione di una donazione che sarà devoluta interamente alla LILT, chiaramente di controcanto abbiamo organizzato delle ricette antiossidanti per la prevenzione presso 50 agriturismi in tutta Italia, con delle ricette interessantissime consigliate dal professor Calabrese per far sì che la cultura enogastronomica italiana possa crescere, perché purtroppo il problema, devo dirlo, è anche molto culturale, cioè sulla base di conoscenza. Troppo semplice è la libera circolazione di prodotti non conformi, troppo semplice, il Ministro sta facendo tantissimo, esprimo un parere veramente di apprezzamento e la ringrazio personalmente per tutto quello che ha fatto e che farà. Noi crediamo che l'azione antitumorale debba passare assolutamente verso una consapevolezza sempre maggiore di ciò che mangiamo. Infine, le giornate del 22 e 23 saranno delle giornate ancora più importanti, perché oltre alla distribuzione del kit della salute ci saranno presso 4 di questi 100 mercati anche ci sarà disponibilità di una visita dermatologica, quindi l'approccio diretto alla prevenzione. Quindi noi ci siamo posti effettivamente come collante rispetto a quello che è un progetto importante, ma abbiamo fatto, come dire, il front office, o meglio un pezzo del front office rispetto a tutta la popolazione che grazie a Campagna Amica sta comunque apprezzando quello che è questo enorme lavoro, ma che di fatto non sempre viene purtroppo
valorizzato abbastanza. Questo è un impegno allora reciproco che ci prendiamo per l'anno prossimo nel migliorare il layout dell'attività e sicuramente con la possibilità di intercettare ancora più gente per poter imprimere questo grandissimo interesse generale, perché avere ministro un popolo sano e che riconosce quelli che sono i parametri oggettivi dello stare bene è sicuramente avere un elemento innovativo per il futuro che ci aiuterà insomma a risolvere molti problemi. Grazie. Il presidente dell'UNAPOL, Massimo Carigano. Presidente, grazie. Signor Ministro, rapidissimamente, una mattinata, una giornata, conferenza stampa di valori. Un valore è sicuramente la prevenzione, un valore sono i volontari della LILT, un valore che si offre al Ministro e che l'ha accolto con grande puntualità, un valore il Presidente Schittulli, ci mette competenza scientifica, ci mette sacrificio, ci mette un po' di sopportazione, Presidente, anche... E tutto questo credo che le vada riconosciuto prima di tutto, perché non solo lo merita, ma perché lo mette a disposizione di una collettività. Mi ricollego solo per un istante a quello che diceva il Presidente Granieri quando parla di una popolazione sana. Stiamo parlando anche di economia, io credo, oggi stiamo parlando anche di economia, perché la prevenzione tutto sommato ti mette in condizione poi di non dover ricorrere ai sistemi sanitari, non dover ricorrere... E allora credo che sono delle vicende assolutamente importanti dove c'è una parte di primato anche di una, io dico di un'agricoltura italiana, ma devo parlare di olio e di quello parlo, di un olio italiano, lo dico anche da produttore olivicolo, quindi con grande orgoglio dico questa questione, il nostro olio, e lo ha detto Schittulli, ma lo provano montagne di documenti, di analisi fatte nel corso degli anni, è un olio che aiuta dal punto di vista della prevenzione e aiuta in maniera importante, quindi in un corretto stile di vita, un corretto anche stile alimentare, un corretto stile anche nei momenti di acquisto. Non sto raccontando ovviamente né di oli né di dare indicazioni d'acquisto, dico che qui dentro, Ministro, è eccellente il lavoro che Schittulli propone con le scuole, perché poi il cittadino, il consumatore in fondo viene messo di fronte a scelte troppo spesso, ancora troppo spesso, non solo che sono distanti dai suoi interessi, ma anche distanti dalla sua sicurezza. Quante volte sugli scaffali della grande distribuzione troviamo bottiglie di olio a prezzi assolutamente improbabili, sono pieni i murales della città e del paese di oli a 2,99 euro. Quell'olio non aiuta nella prevenzione, quell'olio non aiuta nel fare qualcosa di buono, anzi quell'olio peggiora delle situazioni. Allora anche questo è un valore che mettiamo in campo. Come si fa? Beh, sicuramente con la repressione, ma prima con la repressione, con la prevenzione. Vedete che finisco dove ho iniziato. La prevenzione si fa nelle scuole con la sensibilità di persone appunto come il Ministro e con dei testimonial, non me ne vorrà Albano, ma dei testimonial fondamentali come sono la Coldiretti sicuramente, il professor Schittulli, per quello che stanno facendo. Grazie. Grazie. È doveroso da parte mia anche leggervi sinteticamente il messaggio, il saluto che ha inviato il ministro Maurizio Martina delle politiche agricole, alimentari e forestali. Saluto il presidente nazionale della LILT Francesco Schittulli, le autorità, gli organizzatori e tutti i presenti. Vi ringrazio per l'invito che mi avete rivolto, ma sopraggiunti impegni istituzionali mi impediscono oggi di essere lì con voi. Voglio però cogliere questa occasione per ringraziare la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per il lavoro che ormai da molti anni svolge nel nostro Paese. Campagne ed eventi di sensibilizzazione sono fondamentali per portare il tema dell'importanza della prevenzione all'attenzione dell'opinione pubblica. Questo evento poi ha il grande merito di veicolare un messaggio positivo. Prevenire, curare, guarire dal cancro si può, e lo si può fare anche partendo da una sana e corretta alimentazione. Per sensibilizzare i cittadini bisogna prima di tutto occuparsi dei più giovani, ed è per questo motivo che ritengo importante introdurre nelle scuole un progetto sperimentale di educazione alimentare, un'idea che ho voluto discutere anche con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini, per fare in modo che sia attiva già dal prossimo anno. E questa è una proposta che non possiamo lasciare scorrere tra gli elenchi delle cose da fare, ma deve essere considerata una priorità perché rappresenta un importante sviluppo della formazione civica dei nostri ragazzi.
La nostra cultura e le nostre radici territoriali ci hanno tramandato un regime alimentare fondato sulla qualità e sulla salubrità dei prodotti. La dieta mediterranea, appunto, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità e dell'UNESCO, è oggi un vero e proprio stile di vita apprezzato anche all'estero. La stima di cui questo modello gode è dovuta anche all'eccellente qualità che contraddistingue i nostri prodotti tutti agroalimentari, molti dei quali sono divenuti delle bandiere del Made in Italy nel mondo. Quello agroalimentare è un comparto di cui il nostro Paese deve andare assolutamente fiero, ma è anche un settore di cui dobbiamo prenderci cura per preservare e garantire la sua varietà e la qualità dei suoi prodotti. Questa è la vera ricchezza che ci rende unici a livello globale, ma è necessario continuare a rafforzare questo primato. Ed è proprio in questa ottica che dobbiamo cogliere la sfida dell'esposizione universale in programma il prossimo anno a Milano e che dovrà rappresentare un'importante vetrina per l'intero sistema agroalimentare italiano. Il tema di Expo 2015 è nutrire il pianeta, energia per la vita, un'occasione fondamentale per confrontarsi e trovare insieme modelli di sviluppo che assicurino a tutta l'umanità un'alimentazione buona, sana e sostenibile, capace di tutelare la salute del pianeta, ma anche e soprattutto quella dell'uomo. E come eredità culturale potrà lasciare l'inizio di un progetto per le scuole che educhi i ragazzi a una sana e corretta alimentazione. Certo dell'ottimo esito della vostra iniziativa, vi auguro buon lavoro, Maurizio Martina. Io qui mi permetto di dire che e di ringraziare ancora una volta il ministro Lorenzin, perché si terrà prossimamente ad aprile, i primi giorni di aprile, qui a Roma, si terranno due giorni pieni al quale ovviamente mi permetto di invitarvi tutti, sugli stati generali. Credo che sia un appuntamento della salute. Lorenzin. Sugli stati generali della salute. Ed è un'occasione unica per il nostro Paese, perché si tratta di impiantare, sulla scorta anche delle prospettive del nuovo governo, quello che può essere il futuro della salute di tutti gli italiani. Per cui mi permetto io invitare loro a questo evento. Vorrei un bello stand della Lilt, ovviamente visibile. Lo stand della Lilt ci sarà sì, sicuramente in preparazione, anche diamo la nostra disponibilità anche per quanto riguarda il semestre italiano europeo, come accadde anche 10 anni fa. E anche la presenza a Milano per l'Expo 2015. Io devo concludere ringraziando, oltre coloro che hanno partecipato a questo tavolo, anche, permettetemelo, la dottoressa Boda della Direzione Generale dello Studente del Ministero della Pubblica Istruzione per l'accompagnamento in questo percorso sulla scorta di questo protocollo d'intesa che abbiamo in corso, come lo abbiamo del resto anche con il Ministero dell'Agricoltura. Un ringraziamento particolare all'Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo e per loro anche al consigliere Carlo Bianconi, che è presente in sala, che in occasione del 50° anniversario hanno dedicato il piatto. Purtroppo ce li hanno inviati, io mi permetterò di omaggiare il Ministro, di omaggiare coloro che stanno qui su questo tavolo. Facciamo sempre vedere anche il piatto del buon ricordo. Anche perché devo chiedere a loro se ce n'era qualcuno in più, così lo posso dare anche a voi. È molto bello. Questa l'Unione degli Stati del Buon Ricordo ha sponsorizzato questo evento nazionale della Lilt e molti dei ristoranti associati all'Unione hanno preparato dei menu a tema e base del nostro prezioso simbolo sull'olio extravergine di oliva, che qui è rappresentato. Ancora un ringraziamento a Italy. Io godo di un rapporto personale sia con Francesco Farinetti sia con Oscar, che ha agevolato un percorso anche di informazione nell'ambito dei loro stand, nell'ambito dei loro padiglioni. Lì siamo andati anche a rappresentare, siamo partiti da Roma, siamo andati a rappresentare, a fare dei corsi di educazione sanitaria, ma anche Yamamai e la stessa Peugeot. Ministro, io la ringrazio per questa sua sensibilità, so di poter contare su di lei, non a livello personale quanto a livello istituzionale come Lilt. Di tanto la ringrazio. Grazie particolarmente. Grazie a voi, grazie per quello che fate. Vi auguro.
Oh, attento! La bandiera dell'Europa!